vero, condizionalità giuste vanno rafforzate, ma condizionare i fondi strutturali alla realizzazione di riforme degli stati nazionali, a mio parere è un errore perché sono fuori il controllo degli stessi beneficiari, cioè delle regioni che invece mantengono la gestione. Siamo qui a difendere le politiche di coesione. Cosa significa per la Toscana? In un settennato qualcosa come circa 3 miliardi di euro investiti in attività, in impresa, in ricerca, in innovazione, nella formazione del personale per accrescere le capacità della forza lavoro toscana e investiti anche in agricoltura. Quindi le politiche che effettivamente si fanno a supporto dello sviluppo e a supporto anche della coesione sociale. Purtroppo queste politiche sono state già ridotte perché si è passati in Europa dall'1,2 allo 0,9 del PIL e la destra europea pensa addirittura di metterle ulteriormente in discussione anche a causa dell'uscita della Gran Bretagna. Io sono venuto a proporre non solo che si continui con le politiche della coesione sociale, ma che si allarghino queste politiche aumentandone anche i finanziamenti. Ad esempio applicando la Tobin Tax, proposta da un economista liberale, approvata dal Parlamento, la quale consentirebbe ogni anno di poter incassare nel bilancio dell'Europa, mettendo una piccola tassa sulle speculazioni finanziarie e sui movimenti finanziari, qualcosa come 40-50 miliardi di euro che potrebbero potenziare enormemente le politiche a favore delle classi lavoratrici, del ceto medio, dell'impresa, della ricerca, dei giovani e poi degli investimenti pubblici. Questo noi vogliamo e siamo venuti a dirlo qui a Malta di fronte al Consiglio informale dell'Unione Europea, insieme ai ministri europei, in rappresentanza di tutte le regioni periferiche e marittime, 150 regioni dell'Europa.